Buonasera a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Antonella E Intrano. Ugo Lombardi. Salutiamo Massimo Bonella, il nostro editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a tutti e agli ascoltatori, naturalmente. Bentrovato. Salutiamo il nostro Ugo Moreno che ci segue con la regia da Modena. Ciao Ugo. Buonasera a tutti. Salutiamo sempre comunque il nostro Dominus Rosario che sappiamo ci segue nell'ombra e a proposito di invisibilità, Massimo, e diamo il benvenuto al nostro inossidabile Aaron Pettinari, uomo di mille energie, nonché caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron. Ciao, buonasera a tutti e Ciao agli Aaron. ascoltatori. Certo, la sua vita in questo periodo è abbastanza convulsa. Ieri era a Bari, questa mattina è in treno, adesso sei in collegamento con noi per salutare gli ascoltatori, visto che è l'ultima puntata della stagione. Ah, bene, un Ecco. abbraccio a tutti quanti ancora di nuovo allora. Vabbè, Più l'ultima della forte. stagione, ma non l'ultima dell'anno, ci rivedremo penso dopo l'estate. A settembre, certo, ci manca. Non l'ho detto perché mi sembrava scontato, ma sicuramente ci risentiamo e ci rivediamo a settembre. Allora, partiamo. Parleremo con te, Aaron, della ultima relazione DIA, nella quale si comunica che in Cosa Nostra Riina è ancora al vertice, quindi questo per collegarsi alla richiesta di scarcerazione avanzata per le condizioni di salute del boss di Corleone. Ma prima di entrare nel merito, come sempre, passo la linea a Ugo per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per le ultime notizie. Prego. Ti ringrazio Antonella. Da oggi, o meglio già da ieri sera, abbiamo tre nuove web radio che si sono appunto unite a noi e quindi al tutto il condominio di Radio Science. A questo punto posso proprio dire che inizio l'elenco. Sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio da Modena e le nuove suono appunto Radio Amber da Sassari, Radio Anche da Melfi e Radio Indi da Vibo Valentia. Come sempre ci si può seguire sul nostro sito all'indirizzo www.radiosites.it e sulla nostra pagina Facebook di Radio Science. Antonella, ti ripasso la parola. Che giro a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Vai Massimo. Sì, grazie Antonella Internò, un saluto anche a Ugo Lombardi, lì con te appunto per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Saluto Moreno Ugo, ossia Ugo Moreno, e nell'invisibilità Rosario Moreno, che non si sa dove sta. Comunque sappiamo che è in qualche regia, insomma, o tra Treviso e Modena. E a proposito di invisibilità, vi ricordo che ci sarà uno speciale prossimamente su RST, Radio Saius TV, Pianeta Oggi TV, perché queste due emittenti staranno sempre più per, diciamo così, lavorare assieme in coproduzione, soprattutto, ma anche come quasi, diciamo, una certa integrazione, una certa fusione. E avremo lo speciale Pianeta Oggi Report dedicato alla Tarvision Celtica, quindi prossimamente su RST. Radio Science TV. Dunque, detto questo, vediamo un attimo che una niente. Allora, detto questo, entriamo nel vivo della trasmissione. Mi fa piacere che Radio Science TV sta prendendo un po' tutta l'Italia. Allora, vediamo brevemente e senza portare via troppo tempo la pagina dall'Istria. Come sapete, c'è una collaborazione anche con l'Unione Italiana perché RST è presente col suo zampino anche nella vicina regione dell'Istria, con i nostri connazionali che vivono in quella, devo dire, anche stupenda regione. Regione, zona, attrazione turistica, storica, folcloristica, insomma, c'è molto da dire sull'Istria. Allora, brevemente, allora, il ministro Alfano si congratula
scatola con Furio Radin. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano ha espresso le sue congratulazioni al deputato della Comunità Nazionale Italiana al Parlamento Croato, onorevole Furio Radin, per la sua nomina a vicepresidente del SABOR. È un riconoscimento altissimo, significato per l'impegno che ha profuso in qualità di parlamentare fin da lontano 1992, in particolare in materia di diritti umani e minoranze, ha scritto il capo della diplomazia italiana al presidente dell'Unione Italiana. Scorriamo velocemente, giustamente mi fanno segno che il tempo stringe, allora entriamo subito a Capodistria. La mostra intitolata La ferrovia Lubiana-Trieste nel 160° anniversario, a cura di Alessandro Pualì, è realizzata dall'Università Popolare di Trieste, sarà visitabile nella sede della Comunità degli Italiani Sant'Orio di Capodistria a partire dal 26 luglio, cioè da questa sera. Giovedì 27 luglio alle ore 20:30 presso il Museo Regionale di Capodistria si terrà il concerto dei partecipanti ai seminari estivi internazionali di musica da camera Alpe Adria. Dunque proseguiamo, saltiamo un po' per fare spazio subito, so che avete un ospite importante. Dunque, Pirano, siete gentilmente invitati a visitare la mostra del mare nella siete gentilmente invitati a visitare la mostra Mare fra turismo e navigazione, l'immagine del mare nella Venezia Giulia e in Dalmazia 1890-1940, la mostra a cura di Piero Del Bello, direttore dell'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano dalmata, rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 27 agosto in Casa Tartini a Pirano, con il seguente orario: lunedì e venerdì 10-12, sabato e domenica 9-12 e 18-21. La Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini terrà una conferenza stampa il 10 agosto alle ore 10 presso lo Squero di Sezza, vicino al ristorante Ribiz, sull'evento In Mare, voga tradizionale alla Veneta, da Pirano a Venezia dal 15 al 20 agosto 2017. Mi fermo qui per la pagina dell'Istria alle 22:08. Prima di restituire la linea ad Antonella, ricordo che dalla prossima settimana la pagina dell'Istria andrà in onda ugualmente, anche se Osservatorio Antimafia va in un periodo di vacanza, noi andremo avanti lo stesso, proprio come notiziario, la pagina dell'Istria o Istria Oggi. Adesso vedremo di concordare un attimo con la regia centrale. È tutto a voi, Bari, per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Grazie Massimo. Naturalmente rimane fermo il punto che se dovesse accadere qualcosa le edizioni speciali sono sempre pronte ad andare in onda. Allora Aaron, anzitutto come sta andando la distribuzione e presentazione del tuo libro? Ma stiamo proseguendo, appunto ieri siamo stati a Bari al Caffè dei 100 Passi proprio a presentare quel terribile 92 insieme a Pietro Satti, anche il libro suo di Pietro Satti, Il bandito della guerra fredda, con la storia, una sorta di, abbiamo messo in relazione diciamo i fatti avvenuti con la strage di Portella della Ginestra immediatamente dopo la fine della guerra, insomma, in Sicilia, in Italia, la fine della guerra mondiale, e con i fatti che poi sono avvenuti nel 1992, appunto sono trascorsi 70 anni da Portella della Ginestra, 25 dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. In qualche maniera si scopre, se fa un'attenta lettura di quanto è avvenuto, di quanto è accaduto in queste due epoche così diverse, si scopre che in realtà c'è un filo rosso che in qualche maniera, o nero se si vuole, che lega in realtà questi due episodi che si sono verificati nella nostra storia. Apparentemente lontani, ma effettivamente la lettura dei due volumi, dei due libri, riporta un'immagine avvicinata di questi due avvenimenti. Quindi, un motivo di più per invitare i nostri lettori alla lettura di questi due libri, dei quali abbiamo ampiamente parlato. Alle 18:30 Pietro Orsatti è stato ospite della nostra trasmissione assieme a Rossella, quindi abbiamo a Rossella Malta, la titolare, la proprietaria del Caffè dei 100 Passi, per cui abbiamo ripercorso anche un attimo quelle che sono state le
le sensazioni, le emozioni vissute ieri sera, tanto da voi quanto dal pubblico. Invece, Aaron, tornando alla lettura di antimafia2000.com, c'è questo tuo articolo pubblicato il 26 luglio, quindi quest'oggi, relazione DIA in Cosa Nostra è ancora al vertice. Quindi il boss corleonese, nonostante la veneranda età di 86 anni e tanto declamati problemi di salute, pare sia ancora al vertice di Cosa Nostra. Sì, diciamo che non è da questa relazione che si evince questo dato, non è solamente da questa è l'ultimo dato. In ordine di tempo, sì. Indicatori, diciamo che... E mettono nero su bianco questo aspetto, ovvero che Totò Riina è ancora riconosciuto come il capo di Cosa Nostra. Era un dato che si ricava da altre inchieste che sono emerse nel corso degli anni, era già avvenuto nel 2008 con l'operazione Perseo, dove la Cosa Nostra aveva provato in qualche maniera a riorganizzarsi riformando una sorta di commissione provinciale. Già allora i capi mandamento si ponevano il problema del fatto che comunque la vecchia commissione non era mai stata costituita e quindi in qualche maniera i vari Riina, Provenzano, che al tempo erano già in carcere, erano senza il loro permesso non si sarebbe potuto fare nulla. Anche nello scorso anno c'è stata un'altra operazione dove, per esempio, sempre alcuni boss intercettati al telefono dicevano che qui le cose non potranno mai cambiare fin tanto che saranno ancora in vita i boss corleonesi, quindi Provenzano, appunto, Totò Riina, i vari Graviano, Bagarella e il super latitante anche Matteo Messina Denaro. In un certo senso Provenzano è già morto, Totò Riina comunque ha una veneranda età ormai, 86 anni, non sta benissimo, per quanto è comunque perfettamente in grado di intendere e di volere, quindi bene ha fatto il Tribunale di Sorveglianza di Bologna a rigettare, diciamo, la richiesta degli avvocati per avere quantomeno riconosciuti i domiciliari e anche l'eliminazione del 41 bis, quindi una terza discriminazione. Diciamo che chiaramente Totò Riina comunque ancora oggi ha un peso, lo dicono anche altre carte e anche le recenti inchieste. Penso ad esempio all'ultima operazione che c'è stata con il sequestro di beni proprio alla famiglia Riina. Da quelle carte emerge il fatto che in qualche maniera comunque i parenti, e la Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Riina, in qualche maniera veniva comunque presa in considerazione per quanto riguarda alcuni aggiustamenti della famiglia di Corleone. Chiaramente Ninetta Bagarella non è indagata in alcun tipo di indagine, però al tempo stesso comunque si evince come in qualche maniera comunque la famiglia Riina deve essere comunque informata di quello che accade, anche se non prende attivamente parte. Certo è che poi risulta molto strano, come sempre ha pubblicato il collega Salvo Palazzolo nei giorni scorsi, per esempio il fatto che nei conti correnti sequestrati, 28 conti correnti sequestrati alla famiglia Riina, ci sono solamente pochi spiccioli, nonostante i fiumi di denaro che comunque in qualche maniera entrano nelle casse della famiglia corleonese. C'è il tesoro di Riina che non è stato mai trovato e comunque sappiamo che a svariate migliaia di euro corrisponde. E al tempo stesso poi ci rendiamo conto che ancor più importante è il dato che vi è stato detto al collega Palazzolo, con tanto di minacce che i familiari di Riina hanno, intimidazioni hanno fatto per mezzo social network e per mezzo Facebook proprio nei confronti del collega Palazzolo, a cui va la solidarietà e il saluto da parte di Antimafia 2000 e penso anche da voi che siete in studio. Naturalmente, certo. È chiaro. Nel tuo articolo, Aaron, c'è un paragrafo, ecco, definiamolo così, che dedichi caccia a Messina Denaro e soprattutto all'influenza di Cosa Nostra nell'area trapanese. Sì, diciamo che Messina Denaro è l'ultimo
l'uomo in libertà di quella famiglia corleonese stragista, dell'ala stragista di Cosa Nostra, che appunto aveva messo a ferro e fuoco l'Italia tra il 92 e il 94. Su Messina Denaro ci sono svariati ordini di cattura, adesso è anche sotto processo a Caltanissetta per quanto riguarda le stragi del 92, è stato già condannato in via definitiva per quelle del 93 per averle commesse in prima persona oltre che averle ordinate. Chiaramente Messina Denaro è il leader più carismatico che in questo momento forse si trova in libertà, è il latitante numero uno in Italia e sicuramente tra i primi posti anche nel mondo. È chiaro che gode, in base a quello che dicono gli inquirenti, come l'ex procuratore aggiunto di Palermo Teresa Principato, che si è occupata a lungo della sua ricerca, della sua cura, oggi alla Procura Nazionale Antimafia di Franco Roberti, come si sta occupando Paolo Guido in questo momento, che è diventato neo procuratore aggiunto di Palermo, hanno sottolineato più volte proprio le protezioni, la rete di protezione di cui può godere il boss di Castelvetrano, e sono protezioni altolocate, addirittura vicine ai mondi della massoneria, dell'economia, della politica, insomma, ecco, questo è più o meno il quadro che veniva tracciato dalla dottoressa Principato fino a qualche mese fa. Allora, un'ultima domanda, perché sappiamo che giustamente questa sera hai bisogno di riposare, visti tu che stai affrontando. Un commento rispetto alla perquisizione che è stata presso l'appartamento di Contrada. Allora, la perquisizione a casa Contrada, diciamo che rientra nell'ambito di un'indagine, di un'inchiesta che è stata condotta dalla Procura di Reggio Calabria per il semplice fatto che sono stati arrestati, o meglio, sono stati emessi gli ordini di custodia cautelare, erano già in carcere sia Graviano che Rocco Santo Filippone, legato alla potente cosca calabrese, quest'ultimo dei piromalli di Gioia Tauro, mentre Graviano è che si trova al 41 bis, è un fedelissimo appunto di Totò Riina, dell'ala stragista di Cosa Nostra, uno dei principali artefici del tempo. Ebbene, sono stati arrestati in quanto mandanti di due tentate uccisioni che svelano di fatto la partecipazione dell''ndrangheta alla campagna stragista, eversiva, terroristica che era stata ordita appunto tra il 92 e il 94. Una strategia che ha visto colpire i carabinieri da parte dell''ndrangheta il 18 gennaio del 94, quando sono stati uccisi i due appuntati, Antonino Fava e Giuseppe Garofalo. Mentre in un altro attentato, sempre nel febbraio del 94, furono feriti un appuntato e un brigadiere, e sempre nello stesso anno rimasero illesi altri due carabinieri. Una serie di attentati che, secondo gli inquirenti reggini, non andavano letti in maniera isolata, ma andavano appunto inseriti nel contesto di stragi del 92-93, di prosecuzione 92-93. Ricordiamo che Gaspare Spatuzza ci racconta che nel 1994, gennaio 94, proprio all'Olimpico ci sarebbe dovuta essere l'esplosione di un'autobomba per ferire quanti più carabinieri possibili. Doveva essere l'ordine di Graviano, era proprio di colpire carabinieri, e proprio Gaspare Spatuzza ci aveva raccontato che Graviano gli disse che i calabresi sono già sotto lavoro. Da questo spunto investigativo, a cui si sono aggiunte dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno eseguito proprio quegli attentati, penso a Consolato Villani per esempio, oppure Giuseppe Calabrò, si è riuscito più o meno a ricostruire la partecipazione appunto dell''ndrangheta all'interno della strategia stragista, un fatto del tutto inedito, perché fino all'altro ieri in molti, non tutti chiaramente, si sapeva che c'era questa pista
era già emersa da atti processuali queste dichiarazioni da parte dei boss calabresi, però diciamo che ufficialmente non era mai stato spiccato un ordine d'arresto. E di fatto ora invece abbiamo la certezza, anche con questo ordine di cattura, del fatto che anche i calabresi, anche l'Ndrangheta, in qualche maniera ha partecipato durante le stragi degli anni 90. Quindi non è vero che è rimasta a guardare e che ha lasciato il lavoro sporco a Cosa Nostra e basta. Certo, il fatto che si arriva dopo tanti anni a, a scoprire, diciamo, questa, questa realtà, dimostra di quanto può essere difficile e quanto può essere mantenuto comunque un segreto dopo, come, come quello della trattativa Stato-mafia, come quello del, delle verità mancate delle stragi tra, appunto, dal 92 e 93, e anche quelle del 94 vanno inserite, su cui ancora non si sa veramente poco nulla, e quindi sicuramente va dato onore alle procure di Reggio Calabria, Palermo e Caltanissetta, che in qualche maniera stanno cercando di trovare un briciolo di verità per quanto riguarda questi fatti. Arrivo alla perquisizione a casa di Contrada. Praticamente, di fatto, Contrada è stata l'ex numero 2 del SISD, processato per concorso esterno in associazione mafiosa e a tutt'oggi ancora condannato, per quanto se ne possa dire, per concorso esterno in associazione mafiosa, per quanto lui si possa professare innocente, anche se è stata dichiarata l'ineseguibilità della pena in base alla sentenza della Corte di Cassazione. Di fatto, appunto, l'ex agente di polizia è stata perquisita la casa perché diciamo rientra in un ambito investigativo non tanto a lui diretto, ma quanto a un soggetto che comunque faceva parte dei servizi, ex agente di polizia con un passato nei servizi, tale Giovanni Aiello, meglio noto come Faccia da Mostro. Di fatto, dal decreto di perquisizione che è stato notificato a Contrada, di fatto si evince che lui è risultato essere comunque una persona legata ad Aiello nell'ambito della Polizia di Stato. Non solo, c'è anche un altro dato, perché di fatto Contrada ha avuto dei contatti con un altro ex agente di polizia, Guido Paolilli, e questo soggetto è stato sentito dalla procura di Reggio Calabria proprio su Faccia da Mostro, e di fatto dopo l'interrogatorio che c'è stato con i PM Reggini, Paolilli si è sentito telefonicamente, si è sentito con Contrada in qualche maniera, ha avuto un contatto con Contrada, e ecco perché c'è stata la perquisizione. Non è stato trovato nulla di rilevante da quello che è dato sapere, e Contrada non è assolutamente indagato rispetto a questa indagine. Risulta invece coinvolto Giovanni Aiello, e a quanto pare è interessante anche quest'altro dato che va raccontato, ovvero che Aiello e Paolilli emergono in un'altra inchiesta su cui ancora non si sa veramente nulla di fatto, ovvero quella dell'omicidio di Nino e Ida Agostino, avvenuto il 5 di agosto del 1989, con entrambi per due motivi diversi sono stati indagati per questo omicidio. Aiello tuttora è indagato da parte della Procura Generale di Palermo, che ha avocato l'inchiesta alla Procura, e mentre la posizione di Paolilli è stata archiviata. Certo è che Paolilli è quel soggetto che viene mandato a casa di Agostino e in qualche maniera lui stesso è autodichiarante, in quanto in un'intercettazione telefonica durante una puntata di Chi l'ha visto, in cui si parlava del caso Agostino, a un certo punto il papà Vincenzo parla di carte che sono state portate via e mai restituite alla famiglia dall'armadio di Nino Agostino, e parlando con il figlio Paolilli ha dichiarato di averle distrutte quelle carte. Abbiamo distrutto una freca di carte, tante così, diceva al suo figlio.
e nonostante questo, purtroppo per pervenuta prescrizione, non è stato possibile arrivare a un processo per Paolilli, però certo è che queste sono prove del fatto che uomini appartenenti, presunti appartenenti dello Stato, hanno agito in qualche maniera per mascariare o quantomeno non far scoprire la verità sulla morte di quell'agente di scorta, che di quell'agente di polizia che forse lavorava per i servizi segreti, in base a quello che dicono alcuni, forse ha fatto da scorta per un ex terrorista nero, Volo, che veniva interrogato da Giovanni Falcone proprio nell'89 e che a Falcone parlava di Gladio, parlava di queste strutture in qualche maniera, avrebbe parlato di Gladio, perché questo, di questo sappiamo, in un tempo in cui Gladio neanche si sapeva l'esistenza. E di fatto, e anche si sa che era in servizio, in base a quello che raccontano alcuni, che Agostino era in servizio proprio nell'89 per nella zona della Daura, nei giorni in cui c'è stato il fallito attentato di Giovanni Falcone. Questi sono gli elementi che ci sono dietro a quell'omicidio, elementi che sono ancora da chiarire, oscuri, che in qualche maniera si ricollegano appunto anche di fronte a questa indagine, alla procura di Reggio Calabria, che comunque cercano di svelare quanto avvenuto in una stagione che, come dicevamo prima, non ha purtroppo una verità completa. Anche questo, purtroppo, certo. Aaron, vorremmo naturalmente continuare a parlare con te, ma ci rendiamo conto che è già tanto il tempo che ci hai dato questa sera, considerato appunto il ritmo frenetico che si è sottoposto in questo periodo. Vuoi ricordare agli ascoltatori i prossimi appuntamenti hai per la presentazione del tuo libro? Ma guarda, si può ricordare, di fatto ne ho solo uno fissato adesso per il 6 agosto alle 18:30 a Piana del Riccio, a Marroneto, nel comune di Santa Fiora in provincia di Grosseto, dove appunto presenteremo il libro, presenterò il libro in compagnia della Gende Rosse e Pino Impastato di Grosseto. Quel terribile 92. Poi ci sarà un momento anche per quanto riguarda le presentazioni di libri di pausa, si riprenderà a settembre, insomma. Un momento di fermo biologico, sembra anche giusto, insomma. Sì. Va bene, grazie Aaron, grazie per essere stato con noi questa sera. Ringrazio, buona serata, ci risentiamo presto. Sicuramente. Grazie Aaron, ciao, buon lavoro, ciao. Ciao e buone vacanze. Grazie, ciao. Dunque, ascoltatene, come ha anticipato Aaron nel suo intervento, effettivamente il genero Dina su Facebook ha lanciato, insomma, ha rilasciato delle dichiarazioni, dei messaggi, come volete definirli, abbastanza inquietanti rispetto a Salvo Parazzolo e i magistrati della Procura di Palermo. Quindi vi do lettura dell'articolo curato dalla redazione di Antimafia 2000, il genero di Rina su Facebook contro Parazzolo e magistrati. Parazzolo, Salvo, cronista di Repubblica Palermo, nota della redazione, aspetta e spera, tu e tutta la Procura di Palermo che ti farà già gli scoop prima che le cose accadano. E poi io non lancio tesi, io a differenza tua parlo per cose di cui sono certo e non come scrivi tu che i registi ti imboccano. Così Antonio Ciaravello, marito di Maria Concetta Rina, si è scagliato tramite il social network di Facebook contro gente di legge e giornalisti accaniti contro di noi. Un attacco grave contro un collega che nei giorni scorsi non ha fatto altro che il proprio mestiere di cronista, scrivendo un articolo sul sequestro dei conti correnti dei Rina ordinato dalla Procura della Repubblica di Palermo. Ed è sui registri di beni che i carabinieri hanno effettuato lo scorso 19 luglio che proseguo nel commento. Avete sequestrato con ingiusta violenza la mia azienda, ma non potrete mai il mio sapere ed il mio mestiere, e per questo risorgerò presto dalle mie ceneri come l'araba fenice, più grande e più forte di prima, conclude Ciavarello.
Per il resto arriverà il giudizio di Dio anche per voi che avete permesso ed utilizzato ed autorizzato violenza verso gente innocente, per voi che avete eseguito e per voi che state ripetendo a pappagallo quello che la regia vi ha scritto. Quel che avete fatto lo riceverete da Dio moltiplicato 9 volte, voi e i vostri figli, fino alla 7ª generazione. Gloria a Dio. Comunque la ditta sta ancora lavorando fino ad oggi. Non è più mia, ma i miei ragazzi sono al lavoro. Vi voglio bene, ragazzi. È la seconda volta che un familiare del boss corleonese attacca via Facebook Palazzolo. Qualche settimana fa, infatti, era stata la figlia più piccola del boss, Lucia, ad attaccare perché il giornalista di La Repubblica aveva scritto che i familiari di Totò Ocurtu si erano dichiarati nulla tenenti. E Lucia aveva chiesto al comune il immediatamente ODG, Assostampa e UNCI hanno espresso la propria solidarietà a Palazzo. I giornalisti scrivono senza essere imboccati da alcuno, per cui il genero del boss Totò Riina può stare tranquillo. Sia il collega Salvo Palazzolo, professionista, serio e competente, sia gli altri colleghi che seguono la cronaca a Palermo, dimostrano ogni giorno capacità professionali indiscutibili. Hanno detto i vertici di Assostampa Sicilia, di Assostampa Palermo, Sindacato Unitario dei Giornalisti e dell'Ordine dei Giornalisti in Sicilia. Poi hanno aggiunto: non ci intimidiscono certi messaggi che francamente non sappiamo come interpretare. Ci auguriamo soltanto che possano essere valutati via l'autorità competente per vigilare affinché la stampa libera possa continuare a svolgere il proprio lavoro in modo sereno e autonomo. Concludono le segreterie di Assostampa Sicilia, Assostampa Palermo e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Al collega Salvo Palazzolo l'abbraccio e la piena solidarietà di tutta la redazione di Antimafia 2000, alla quale naturalmente Radio Saiuz e Osservatorio Antimafia si associano. Ora, tornando alla pagina principale, all'home page di antimafia2000.com, andiamo a vedere i principali titoli pubblicati. Dunque, abbiamo 'Ndrangheta e mafia dietro attentati ai carabinieri, arrestati 2 boss. Questo è quello di cui parlava Aaron Pettinato. I capo mafia Graviano e Filippone, mandanti degli agguati ai carabinieri in Calabria. Abbiamo ancora di seguito Via D'Amelio, una serie naturalmente di dedicata alla commemorazione dei 25 anni trascorsi dalla strage di Capaci prima e Via D'Amelio dopo. Via D'Amelio, oltre ai depistaggi, cercate i mandanti esterni. Questo è un interessantissimo dossier realizzato dal direttore Giorgio Bongiovanni a Aaron Pettinari, che consta di una serie di articoli, tutti naturalmente collegati, che vi danno una panoramica chiara su quella che è la situazione di ricerca e di indagine rispetto non ai mandanti ormai acclarati all'interno di Cosa Nostra, ma ai mandanti esterni che ormai indiscutibilmente hanno preso parte agli attentati. Quindi il dossier consta di, se non erro, 10 articoli, tutti naturalmente inseriti in ordine cronologico e messi insieme dal lavoro del direttore Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari. Ancora di seguito troviamo, se la pagina collabora, ecco qui, ancora di seguito troviamo anniversario strage di Via D'Amelio di Matteo, amore per la patria e la verità. Ancora di seguito il CSM ricorda Borsellino e Roberti, e Roberti parla della trattativa. Via D'Amelio, dopo 25 anni, un silenzio. Quindi questi sono tutti gli articoli dedicati alle commemorazioni. Di spalla troviamo l'articolo realizzato da Aaron Pettinari, di cui abbiamo parlato fino a poc'anzi, la relazione via in Cosa Nostra, Riina è ancora al vertice. Ancora dopo c'è l'articolo dedicato al conferimento al dottor Di Matteo della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Roma. Merita una lettura all'occhiello
dell'articolo che vado ad aprire, articolo pubblicato il 25 luglio, curato dalla redazione di Antimafia 2000. All'interno naturalmente troverete anche il video della cerimonia. Il magistrato parla di corruzione. Norme garantiscano sostanziale impunità. Garantiscono, scusate, sostanziale impunità. Quindi ancora una volta un richiamo alla necessità di pene normative più incisive rispetto alla lotta alla corruzione, che come sempre diciamo, Ugo, durante le nostre trasmissioni, non solo è l'altra faccia della medaglia, ma è soprattutto lo strumento più utilizzato dalla criminalità organizzata. Ancora di seguito viene un articolo che richiama le parole di Fiammetta Borsellino, che hanno tanto, non voglio dire sconvolto, ma naturalmente hanno colpito. Di Matteo è stato citato dalla stessa Fiammetta e dice, rispetto alle dichiarazioni: rispettare il dolore dei familiari e chi in questi anni ha cercato la verità. A cura sempre della redazione di Antimafia 2000, Fiammetta Borsellino, 25 anni di schifezze e menzogne. Bisogna rispettare la memoria di Paolo Borsellino, il dolore dei familiari. Io so, e tanti sanno fuori e dentro la mafia e fuori e dentro le istituzioni, che in questi anni ha continuato a cercare la verità sulla strage e ha esposto se stesso e la propria famiglia a rischi gravissimi, sacrificando la propria libertà e anche la carriera. A dirlo il PM Nino Di Matteo, a margine delle manifestazioni per il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, rispondendo così a Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, che stamani nel Corriere della Sera ha parlato dei depistaggi delle indagini sulla strage di PM, come Di Matteo, che svolsero le indagini. Credo che questo sia giusto ricordarlo, ha aggiunto il magistrato, per evitare che certe parole possano essere strumentalizzate da chi non che si vada avanti nel completare il percorso di verità sulle stragi, che in questo momento deve essere completato, anche cercando di capire con gli elementi nuovi che sono stati scoperti in questi anni chi eventualmente, assieme agli uomini di Cosa Nostra, ha ucciso Paolo Borsellino. Il problema non è soltanto il depistaggio, ha spiegato il magistrato, pubblica accusa assieme Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi al processo trattativa Stato Mafia, ma capire i tanti elementi concreti emersi in 25 anni di inchieste e capire se insieme a Cosa Nostra hanno agito ambienti esterni, forse anche istituzionali. Quello che servirebbe, secondo il PM, è uno sforzo maggiore, rimasto oggi solo sulle spalle di pochi magistrati, sforzi che invece tutte le istituzioni dovrebbero orientare per cercare un percorso di verità. Dovrebbe esserci, in altre parole, una svolta, perché ad ora, purtroppo, questa intenzione è rimasta una intenzione di pochi. Riguardo al processo trattativa Stato Mafia, il magistrato ha detto: non voglio entrare nel merito del processo e delle indagini in corso, di cui non voglio e non posso parlare, ma so soltanto che anche attraverso questo processo sono emersi tanti elementi che per circa 7 anni sono rimasti nascosti. A breve si attende la fine del processo trattativa Stato Mafia, in cui forse ci sarà una corte che valuterà se questi elementi potranno condannare gli imputati per i reati che noi contestiamo, ha aggiunto Di Matteo. Ma intanto i fatti sono venuti fuori e spesso sono fatti vissuti da quegli esponenti istituzionali che nell'immediatezza di quei fatti preferirono il silenzio e la reticenza e che hanno raccontato solo spinti dalle nostre indagini. A volte, ha concluso il magistrato, la verità arriva dopo tanto tempo, come è accaduto per la strage del 74 a Brescia di Piazza della Loggia. Di seguito vengono riportate le dichiarazioni di Fiammetta Borsellino, 25 anni di schifezze e menzogne. Abbiamo avuto un baluardo della guadagna come pentito fasullo e una procura massonica guidata all'epoca Gianni Tinebra, che è morto, ma dove c'erano Anna Maria Palma, Carmelo Petrali, Nino Di Matteo. A dirlo è l'ultimo genita del magistrato Borsellino, Fiammetta, in intervista al Corriere della Sera. Ai magistrati in servizio dopo la strage di Capaci, ha aggiunto la figlia di Borsellino, rimprovero di non aver sentito mio padre, nonostante avesse detto di voler parlare con loro.
Dopo Via D'Amelio, riconsegnata, dopo Via D'Amelio, riconsegnata dal questore alla Barbera la borsa di mio padre, pur senza l'agenda, non hanno nemmeno disposto l'esame del DNA. Non furono adottate le più elementari procedure sulla scena del crimine. Il dovere di chi investigava era di non alterare i luoghi del delitto, ma su Via D'Amelio pa passò la mandria dei bufali. In riferimento poi al magistrato Nino Di Matteo, la figlia di Borsellino ha detto: «Io non so se era alle prime armi, e comunque mio padre non si meritava giudici alle prime armi, che sia chiaro. Sono stati 25 anni di schifezze e menzogne», ha denunciato Fiammetta, sottolineando che all'antimafia consegnerò inconfutabili atti processuali dai quali si evincono le manovre per occultare la verità sulla trama di Via D'Amelio. Questo naturalmente un luogo più che legittimo da parte della figlia del magistrato ucciso da Cosa Nostra e da apparati dello Stato, che a distanza di 25 anni ancora non vede piena luce e verità sulla strage che ha visto coinvolto il padre e tutta la sua scorta, lo ricordiamo. Ancora di seguito, Boris Giuliano, un poliziotto innovativo nella Palermo di ieri. Palermo di ieri, di Jamil El Sadi. Ricordiamo che Jamil è un componente del gruppo Our Voice, un gruppo di giovanissimi, di ragazzi che, nonostante appunto la giovane età, si dedicano all'antimafia in una forma diversa, più conforme al loro modo di vivere e di essere ragazzi in questi tempi. L'arte uccide la mafia è il loro slogan e speriamo di poterli intervistare durante la nuova stagione di Osservatorio Antimafia. È interessante capire come ragazzi in erba, così giovani, abbiano un interesse. Un interesse che poi diventa una pratica quotidiana rispetto all'antimafia. Speriamo, ripeto, di poterli avere con noi nella prossima stagione. Ancora di seguito, PM Nisseni, mandanti esterni, il cuore del problema sono i Graviano di Francesca Mondin. I PM di Caltanissetta ascoltano in commissione, ascoltati in commissione antimafia. Ancora di spalla troviamo il solito editoriale di Francesco Saverio Lodato che si rivolge alla sentenza di Mafia Capitale. Il titolo è: «Si può fare una domanda alla procura di Giuseppe Pignatone?» Sappiamo molto poco dell'inchiesta denominata Mafia Capitale. Il poco che sappiamo risale alla lettura dei giornali dell'epoca, delle telefonate e intercettazioni scandalose che fecero il giro del mondo, dei patti sporchi che regalavano mazzette e traffici di immigranti, di business cooperativistico, dell'assistenza ben più remunerativa, a detta degli stessi protagonisti, di quello della droga, di mondi di sotto, di mezzo e di sopra. Tutto ciò in quanto semplici lettori ci sconcertò, naturalmente, e ci fece schifo allora, quanto ci sconcertava e ci fa schifo ancora oggi, a prescindere dalla sentenza odierna del Tribunale di Roma. L'articolo è pubblicato il 23 luglio. La Procura di Roma, che ha sostenuto l'accusa, si diceva certa che a carico degli imputati si configurava il reato di associazione mafiosa. Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Roma, che quell'accusa ha lasciato cadere. E ci sarà tempo per leggere la sentenza. Ma ne è seguita subito, e non poteva placarsi, la controffensiva dei principali titolari dell'indagine: il procuratore capo Giuseppe Pignatone, i sostituti Paolo Ielo e Michele Prestipino, i quali, in interviste a tutto campo, riconosciuto la sconfitta sul punto più delicato da loro sostenuto, la mafiosità degli imputati, osservando però che la pesantezza delle pene inflitte dal tribunale ha confermato che era accusatorio. Riassunta così, la vicenda sarebbe facile da capire. C'è però un aspetto che la Procura di Roma, nelle sue interviste, chiarisce. E non la chiarisce perché, a meno che non ci si sia distratti, nessuno dei giornalisti lo ha sollevato. Per avere una risposta, ed è vecchia regola del giornalismo, bisogna almeno cercare di fare delle domande. Questa, per esempio: come mai per associazione
principali imputati dalla mafiosità, comunque infliggendo loro un paio di decenni di carcere, il Tribunale di Roma, rispetto all'inchiesta dell'accusa, ha raddoppiato e in qualche caso triplicato le condanne a carico degli uomini politici e degli amministratori coinvolti nel processo su Roma Capitale. Lo chiediamo alla guidata da Giuseppe Pignatone, il Tribunale di Roma in sentenza ha esagerato? O fu la Procura, puntando al bersaglio grosso della mafiosità, ad adoperare inconsapevolmente guanti di velluto rispetto ai gravissimi reati commessi dagli imputati che indossavano, si fa per dire, una divisa? La domanda a vedere non ci sembra peregrina. E anche qui naturalmente attendiamo sviluppi perché è stato ovviamente annunciato il ricorso. Ancora nella sezione Mafia News, Rita Atria, la picciridda di Borsellino. Dopo 25 anni il coraggio di Rita Atria vive ancora. Ricordiamo che Rita Atria, dopo l'eccidio di Via D'Amelio, si è suicidata. Era il 26 luglio del 90, una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, quando Rita Atria si gettò dal balcone della sua casa in Via Amelia 23. Quella casa avrebbe dovuto rappresentare una nuova vita, una nuova possibilità per Rita, lontana da quel passato di mafia, morte e vendetta che aveva respirato fin dai primi giorni di vita. Invece da quel balcone Rita decise di chiedere di chiudere con tutto, passato, presente e futuro, incapace forse di sostenere a soli 17 anni una realtà così violenta da avergli portato via il suo ultimo punto di riferimento, il magistrato Paolo Borsellino. All'arrivo dei soccorsi Rita respirava ancora, ma non ci fu nulla da fare. La più giovane collaboratrice di giustizia si ricongiungeva al suo magistrato Paolo. I giorni successivi nei quotidiani si leggeva: una ragazza, una confidente di Paolo Borsellino, domenica pomeriggio si è suicidata buttandosi dal balcone del settimo piano di un palazzo di Roma. Il 31 luglio alle 4 del pomeriggio iniziarono le celebrazioni delle esequie di vita nel cimitero di Partanna. Sulla lapide di rappresentata la sua foto e sotto di essa la frase «La verità vive». Oltre alle pagine ingiallite dei tabloid e la sagoma del suo corpo, disegnata con dei gessetti della polizia scientifica dopo i rilievi, non restò quasi nulla della memoria delle persone di questa picciridda coraggiosa. Non vado oltre nella lettura perché lo facciate voi per onorare la memoria di questa giovanissima ragazza che non solo non ha avuto un presente, ha dovuto rinnegare il suo passato, ma le è stato negato il futuro. Ancora nella stessa sezione, Mafia e Servizi parla Palmieri e spunta la figura di un mediatore. Ci sarebbero stati tre incontri tra il boss di Alcamo, Vincenzo Milazzo, e di Servizi Segreti, prima che le stragi si abbattessero sulla Sicilia 25 anni fa, uccidendo Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e tutti gli uomini delle scorte. A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Armando Palmieri, 57 anni, ex autista del boss, che il 18 ottobre 2016 è stato sentito dai PM di Caltanissetta, Gabriele Paci e Stefano Luciani. Addirittura a presentare i servizi al capomafia sarebbe stato tal dottor Lauria, che altro non sarebbe che l'ex senatore di Forza Italia, proprio poi transitato nell'Udeur, Baldassarre la. A raccontare il dettaglio è oggi il Fatto Quotidiano. In particolare Palmieri parla della riunione svoltesi prima delle stragi di Capaci, a cui avrebbe partecipato lo stesso Milazzo, poco prima della strage di Falcone. Dei servizi, le avrebbe detto al termine della stessa il boss, sono dei pezzi, sono pazzi, vogliono fare cose da pazzi. Il capomafia di Alcamo, infatti, era contrario alle stragi e spesso, dopo l'attentatuni, ai suoi picciotti diceva: questa cosa ci porta a sbattere. Leggete l'articolo perché spesso i redattori di Antimafia 2000 e il redattore parlano di commistioni tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. Qui ci sono dichiarazioni che, qualora fosse necessario, ancora ad avallare tutto questo. Nella sezione Terzo Millennio, guerre, cannibalismo per entrare nei narcos, shock in Messico, un articolo tratto dal messaggero.it. Preti pedofili per lo Stato romano, le violenze di Ratisbona sono cose da caserma.
Paraguay, l'assassino di Salvador Medina. E questa è una cosa che non ci piace. Nella sezione opinioni, pensiero di gruppo e censure, assalto all'informazione di Barbara Spinelli. Ancora mafia capitale, ora anche Palermo potrebbe denunciare il procuratore Pignatone. La mafia esiste da articolo 3.com. Nella sezione politica il revisionismo vinto, Cosa Nostra non esiste, l'ex giudice Antonio Ingroia, le cosche sanno che il vento è di nuovo cambiato. E qui si fa riferimento all'intervento di Antonio Ingroia durante la conferenza pubblica svoltasi il 17 ultimo scorso a Palermo nell'atrio della facoltà di giurisprudenza a Palermo. Nella sezione di La Tua è un criminale, ma non è pericoloso. Restituiti 30 milioni di bene a Diotallevi di Giuseppe Scarpa. Nel caso Niceta ancora sviluppi. Caso Niceta, Angelo e famiglia trasferiti in località protetta. L'avvocato Rosalba Vitale, legale di Angelo Niceta, ha reso oggi noto che la commissione centrale del Ministero dell'Interno, stiamo aprendo l'articolo, eccolo qui. Noto che la Commissione Centrale del Ministero dell'Interno, in data 12/7, ha deliberato il trasferimento provvisorio in località protetta per Angelo e i suoi familiari, con trattamento di giustizia, e che il trasferimento è stato eseguito nella giornata di ieri. Facendo seguito alle precedenti dichiarazioni da me rilasciate, scrive l'avvocato Vitale, ho il piacere di comunicarvi che anche la Commissione Centrale del Viminale ha deliberato. Nella seduta del 12/7 la Commissione Centrale ha disposto l'esecuzione del programma provvisorio di protezione per Angelo Niceta e i suoi congiunti, deliberando il trasferimento in località protetta con il trattamento previsto per i testimoni di giustizia, eseguito ieri, nella giornata di ieri. Angelo e la sua famiglia si trovano nel luogo prefissato, le condizioni sembrano allo stato essere buone. Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto e riteniamo che la protezione per Angelo Niceta debba essere massima, considerato che ben quattro esaminati gli atti ed acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione, hanno in data 3/7 proposto l'ammissione ed espresso parere favorevole al programma di protezione in qualità di testimone di giustizia per il signor Niceta. Quindi questo è un buon risultato raggiunto naturalmente. Ancora i siciliani giovani minacciata la redazione. I Carusi di Pippo Fava ancora paura alle mafie di Arnaldo Capezzuto. Con ostinazione, imperterriti contro tutto e tutti, continuano a sostenere una certa idea di giornalismo. Con le pezze senza soldi si compie puntualmente il miracolo. È artigianato che puzza d'inchiostro, notizie cercate, trovate e filigranate. È il rito della militanza del mestieraccio, che non si vede, non si offre, non si piega e non fa genuflessioni. Sono un manipolo di vagabondi, disorganizzati e facinorosi. A capitanarli è Riccardo Orioles, giornalista di lungo corso, brontolone al punto giusto, sempre in bolletta. Il reporter Giovanni Caruso, suo compare di sventure, incuranti del tempo che passa, continuano a essere Carusi della gloriosa rivista dei Siciliani, fondata negli anni Ottanta dal direttore Pippo Fava, ucciso dai killer della mafia il 5 gennaio 1995. È un articolo di memoria che merita di memoria di attualità, naturalmente, che merita una lettura e riflessione, anche per quello che naturalmente mette in luce. Ci vediamo alla sezione dedicata agli appuntamenti e gli incontri. Attilio Manca e adesso drogateci tutti. Parole, opere, omissioni di una morte surreale. Piraino, 29 luglio. Si terrà sabato 29 luglio 2017 nella suggestiva cornice della Guardiola di Piraino, provincia di Messina. Correggimi se sbaglio, io non Io sono non ci brava con avrei le previsto, targhe. sì, Messina. 9:30, il terzo e ultimo appuntamento della kermesse Terrazza d'Autore, pensieri e parole contro vento. Dopo Nino Amadore, Giacomo Di Girolamo, giornalista,
tra l'altro del Sole 24 Ore, che hanno parlato effettivamente del mutamento della mafia e della latitanza di Matteo Messina Denaro, sarà la volta di Luciano Armeli Iapichino, scrittore siciliano collaboratore di Antimafia 2000, che produrrà il monologo Attilio Manca e adesso drogateci tutti, parole, opere e omissioni di una morte surreale. Questo è un appuntamento da non perdere, considerate gli ultimi non sviluppi rispetto alla questione che riguarda l'urologo Attilio Manca ucciso dalla mafia. Anche presentazione del libro, quel terribile 92, Marronetto 6 agosto, e questo è l'appuntamento che ci ricordava Aaron Pettinari, domenica 6 agosto alle 8.30 presso la località Piana del Riccio a Marronetto nel comune di San Fiora Grosseto. Premio Zappalà 2017 Santa Teresa di Riva 2 marzo, sempre nella sezione eventi naturalmente. Al via il conto alla rosa per una delle serate più attese del periodo estivo nella nostra riviera. Il premio Zappalà, giunto quest'anno alla 12ª edizione, vedrà la sua giornata evento come al solito il 2 agosto prossimo. Le aspettative che si sono poi positivamente concretizzate non verranno certo disattese quest'anno. L'associazione Amici di Onofrio Zappalà non si è ancora una volta risparmiata per quanto riguarda il nutrito numero di ospiti, che anche per questa edizione saranno i principali protagonisti della serata. Dopo il grande personale di Nino Di Matteo dello scorso anno, quest'anno personaggi non meno illustri calcheranno il palco dei giardini di Rangel Santa Teresa di Riva. Si tratta di Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Inese Moro, figlia dell'onorevole Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse nel 79, e per finire Vincenzo Agostino e Augusta Schiena, genitori di Nino Agostino, che come uomo di scorta di Giovanni Falcone gli salvò la vita in quello che doveva essere l'attentato della Daura. Quindi anche questo è un appuntamento importante da perdere. Sono le 22.58, rapidamente Macron in Libia, Chiesa, cosa fa? Chi così farà le scarpe alla Merkel? Italia blocchi interscambi. Ancora Iran, Israele e il grande risultato di Washington, sempre a firma di Giulietto Chiesa, mentre il precedente articolo citato è a firma di Amerigo Mascarucci. Giulietto Chiesa, se c'è la verità potrà difendersi, ecco perché Pandora TV. Non ci sono altri articoli da segnalare, quindi Massimo Bonella ha aggiornamenti da comunicarci e li passerei a Massimo. Sì, benissimo, stavo infatti consultando, non ci sono aggiornamenti di rilievo, se non che una notizia di sport: si chiude con la quinta medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Lipsia, la nona in totale, la conquistano gli azzurri del Fioretto battendo in finale, grazie ad una fantastica rimonta, gli Stati Uniti 45-41, in precedenza Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Giorgio Avola e Alessio Foconi avevano superato in semifinale la Francia 45-35 e quarti netto 45-27 alla Cina, agli ottavi 45-37 la Gran Bretagna e ai sedicesimi l'agevole esordio contro l'Olanda 45-21. È tutto per l'informazione. Se non avete, non so, voi delle domande, io vi restituisco anche la linea. Ecco, vi auguro anche buone vacanze, visto che appunto andate un attimo in tranquillità. Diciamo che utilizzeremo il mese di agosto per preparare meglio, perché c'è sempre da migliorare, la nuova stagione su Radio Saiuz con Spazio Aperto, con Osservatorio Antimafia, con la trasmissione del sabato che portiamo avanti con Flavio Ciucani, Cristo tra storia ed mito. Quindi il lavoro non mancherà, fermo restando che qualora fosse necessario le edizioni speciali sono sempre pronte. Quindi Massimo, noi ci sentiremo ancora. Ti ringraziamo naturalmente per essere stato con noi sino a questo luglio così caldo e impegnativo. Ringraziamo Ugo Moreno per averci seguito con la regia da Modena. Ringraziamo Rosario Moreno che è nella, come dicevamo Massimo, è nella? Invisibilità. Nella invisibilità, ecco, appunto. Nel mondo invisibile.
nel mondo invisibile, ma sappiamo che c'è, Aleggio, il suo spirito è con noi. Ringraziamo tutti voi ascoltatori per averci seguito fino a questa ora tarda e vi diamo appuntamento a settembre con la nuova stagione di Osservatorio Antimafia. Un caro saluto a tutti e buona estate. Arrivederci. Ciao, ciao a tutti.